felicità è cantare nei campi per stare distanti. La felicità. Qualcosa deve emozionarci ancora. Grazie a te. Ma quanta bella gente c'è stasera. Ma quanta bella gente c'è stasera. Ma quanta bella gente. E ciao a tutti. Siamo sempre noi che trasmettiamo da casa nostra questa terza puntata ragazzi, è la terza puntata. Non fa Morandi. No, è per dire, siamo alla terza. Siamo uniti, la terza puntata di Sanremo, saremo a casa Gialisse. Ma non posso parlare, non posso dire chi ci sarà. Non posso dirlo. Non lo voglio dire. Non lo dire. Io non ti sto torturando sotto il tavolo, assolutamente. Intanto, prima di tutto è estate. Vedete? Guardatemi, estate. È estate per lui, per me. Corte, iniziano le belle giornate, tanto cambierà subito il tempo. Quindi si inizia immediatamente con il primo ospite. Raffica! Edizione, vai Alessandra! Allora qui a casa Sanremo! Ah no, sì, che casa Sanremo! Allora qui a Sanremo saremo a casa Gialisse, sto a fare un po' di confusione, ricordando i bei tempi quando si andava a casa Sanremo, ragazza, in quel di Sanremo, al Palazzo dei Fiori, ti ricordi? Se con ricordo, Russo Lillo. Che salutiamo, il grande Russo Lillo, e lì sì, cioè, si incontrava un sacco di gente. Arriveranno artisti, quei momenti. Giornalisti, radio, televisioni, signorina. E chi più ne ha più ne metta. Vabbè, comunque, stringa, vabbè, signorina. Ho ricordato una cosa bella, che quest'anno purtroppo non c'è, casa Sanremo è vuota. Però Sanremo, saremo a casa Gialisse, è piena di artisti, è piena di novità, è piena di cose interessanti. E cominciamo subito questa sera con Caterina Greco e Tonino Di Bella, che accompagna il pianoforte. La canzone che ci presenta è Che cosa hai messo nel caffè. Io ci metto lo zucchero. Io ci metto il latte la mattina. Era il 1969. Questo è il mio anno. Io nacqui, come tu dissi l'altra volta. Io nacqui. Si dice anno alessandrinico. Ah sì. Alessandrinico. No, anno drusianico, scusami. Addi. Alessandra Drusia. Canzone di Bigazzi, a meno se tu scrivessi. No, scusate. Ora, è molto semplice, tesoro. Sono riuscita a leggere? No. Leggi di Bigazzi. Ma il grande Bigazzi. Bigazzi, Del Turco e Reverberi, tesoro. Ma dovresti sapere sta roba. Reverberi San Ferma, là che ci sono delle persone. No, ma eccezionali. Però il riverbero è un'altra cosa. Reverberi, ragazzi. Quindi la nostra Caterina Greco, Che cosa hai messo nel caffè, accompagnata da Tonino Di Bella. A voi. Che glielo porgi il caffè? Mi raccomando. Mi hai detto vieni su da me, inverno al caldo su da me, non senti il freddo che fa questa nostra città. Perché non vieni su da me? Saremo soli io e te. Ti posso offrire un caffè? In fondo che male c'è? Ma sarò da te, è un'abitudine ormai.
Applausi a Caterina, lei è molto teatrale. Che tra l'altro Caterina, tu devi sapere che ha partecipato a The Voice Senior, a questa edizione straordinaria di questo programma condotto dalla Clerici, e lei ha partecipato a The Voice Senior. Ma che bello. Ed è stata una bella esperienza per lei comunque. Bene. Anche lei arriva dal Village Music Academy. Poi questa canzone, insomma, presentata da Del Turco e Antoine c'era sul palco. Sì, presentata a Sanremo da Riccardo Del Turco e Antoine. Bravi! Ma è un altro duo, eh! Ma bravi! Cioè, i duo vanno alla grande, devo dire. Poi, insomma, devo dire che noi giovani, quando raccontiamo... Sì, perché adesso c'è il momento anche dei teenager. Teen Social Radio! Questi ragazzi giovani che continuano a stupirci e continuano a regalarci tantissime novità. Sono gli speakers di questa radio, di una radio web, loro vanno a scuola e contemporaneamente loro si raccontano, spiegano, parlano del loro quotidiano, ma sono bravi. E delle loro passioni. Ma sono bravi, hanno delle rubriche, hanno dei fans, hanno dei... solo che da imparare da questi ragazzi. Sì, e devo dire che molti ragazzi a volte insegnano più degli adulti che dovrebbero insegnare ai ragazzi. Quindi, ecco a voi Team Social Radio. E filosofia. Un geometra. Ma mi faccio il piacere. Io sono ragioniero, tu sei un geometra mancato. Ma mi lo smetta. Ma la bozza. Ma social radio. Dopo facciamo i conti. Sì. Abbiamo 12 anni e viviamo a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Le nostre trasmissioni sono Little Girl on the Road ed Alice in the Wonderland. Aspetta, ma non avevamo anche una trasmissione insieme? Ah, certo, Vita da Fangirls, in diretta ogni mercoledì. In questa trasmissione noi parliamo della cosa che più ci accomuna, ovvero i libri! Auri, Sanremo si sta avvicinando. Tu che cosa ne pensi di questo festival? Beh, devo dire che, seppur non sia uno dei festival che seguo di più in assoluto, è decisamente inimitabile. E comunque la canzone italiana rimane pur sempre unica al mondo. Tu invece cosa ne pensi? Allora, anch'io la penso come te, anche se negli ultimi anni ho seguito veramente poco il programma. Ad esempio, l'anno scorso ho preferito leggere. Insomma, l'anno scorso ho letto Hunger Games, una saga fantastica che consiglio a tutti. Mentre tu, Auri, che cosa hai letto durante il periodo di Sanremo? Allora, seppur io abbia comunque seguito la trasmissione, in quel periodo stavo leggendo una saga in cui la mitologia entra in chiave moderna chiamata Percy Jackson.
Alice, visto che parliamo appunto di libri, tu hai mai letto un libro sulla storia di un musicista o di un cantante? Allora, ne ho letti parecchi, in particolare sulla mia cantante preferita Billie Eilish. Ma non solo, ovviamente. Mi sono molto appassionata a questo genere e un libro che di recente ho letto e che mi è piaciuto molto era il libro sulla storia della vita dei Maneskin. Non mi dire, sai che l'ho letto anch'io? Davvero? Figo? Sì, e comunque, sai cosa c'è di ancora più figo? Dimmi. Il fatto che quest'anno i Maneskin parteciperanno al Festival di Sanremo! No, non ci credo. Tiferò sicuramente per loro. Beh, ovviamente non solo per loro. Ci sono tantissimi altri cantanti che adoro, come Fasma, Fedez, Madame. Tu perché tiferai quest'anno? Beh, oltre ovviamente ai Maneskin, sono molto curiosa di sentire la canzone, come hai detto tu, di Fasma e anche di Francesca Michiolin. Abbiamo parlato di libri, abbiamo parlato di musica, ma anche soltanto una delle nostre più grandi passioni, ovvero la scrittura! Alice, so che tu hai pubblicato un libro. Sì, ho scritto un libro qualche anno fa e nel maggio del 2020 sono riuscita a pubblicarlo tramite una campagna di raccolta fondi. Il libro è intitolato Wordland, piccolo manuale per futuri scrittori, però non concentriamoci su questo. Auri, so che anche tu hai pubblicato un semilibro. Beh, sì, ho pubblicato una fanfiction, che appunto è un genere che è un po' è un libro e un po' no. Ma comunque, a parte questo, si chiama Il delitto che non avvenne e la potete trovare sulla piattaforma Wattpad. Però, lasciando stare questo, per concludere, vi ricordiamo di seguire il Festival di Sanremo, ma soprattutto di seguire noi su Teen Social Radio! Fantastico. Ragazzi, non ho parole. Io se torno giovane voglio ritornare così e voglio essere così come loro. Perché guarda, sono troppo forti. Beh, ma noi loro si parlano, si riuniscono. Old Social Radio, scusami, possiamo fare la controparte dei Teen Social Radio e facciamo gli old, certo, o i senior, come cavolo ci vuoi definire. Bella come idea. O i genitori, quindi parents social radio. Ma che bella, ve la posso organizzare. Chi siete? Come chi siete? Io sono mezza in team, chiaramente sono un giovane. Ma posso organizzare questa cosa? Ma sei un disgraziato. Andiamo a cercare delle persone. Tu sei parents, tu sei papà, sei genitore, quindi tu dovresti stare dall'altra parte, non dalla parte dove stanno i ragazzi. I ragazzi lasciali tranquilli che lavorano e che fanno no, non guardare dall'altra i pupazzi. Dall'altra parte ci sono i pupazzi, c'è il nostro pubblico. C'è il nostro pubblico che salutiamo anche questa sera. Sono fissi, fermi là. Sì, rompono le scatole, sono bravi. Neanche alzano il dito per dire una piuma, che sia una piuma. Applaudono sempre, applaudono. Vabbè. Qua, non lo fanno. Tu sei papà. Sì. Se non ti ricordi, te lo dico io, ti ricordo il giorno che sono nate le tue figlie, una nel 2000, quell'altra nel 2007, io mi ricordo la faccia tua, inebetita. Quindi insomma sei papà, fidati che sei papà. Quindi sei parents social radio. Va bene, ok, divento un parental social. Ma no! Ok, ci sta, mi piace, ci sta bene. Prossimi, perché questo anche è un duino. È un... Duino sta... È un duello. No. È un duello. Un duello. Ah, poeta. È questo lì. Il duello è fatto questa sera da... Mariano Elda, Russo e Borrelli. Vabbè, insomma, Mariano Elda. Che cosa cantano questa sera, Mariano Elda? Cantano una canzone. Canzone veramente speciale. E dillo, sto dietro, ma la possiamo sapere. Questa sera i due ragazzi ci fanno sentire Fium de Parole. Ostria. Cioè, proprio qua. Cioè, una canzone diversa. No, ragazzi, veramente, cioè, grazie. E che è questo, questa ruberia che... Ma loro hanno voluto farci un omaggio, Fabio. Hanno voluto omaggiarci attraverso la nostra musica. Vabbè, quindi hanno fatto questa cosa molto carina, molto simpatica. Allora, poso le mani, allora, va bene. Se è questo, se la motivazione è questo, se l'obiettivo è stato questo. No, perché quale poteva essere l'obiettivo? Scusami, eh. Io non posso far altro che ringraziarvi, perché certo, siete stati molto carini. Ah, mo voglio sentire come...
No, vi ringraziamo. Sono stati bravi, sono convinta che sono stati bravi, perché sappiamo, è meravigliosa. Mariano, idem, quindi insomma dai. L'abbiamo già visto il gesto. Il video, e vi ringraziamo perché... Il gesto di averci omaggiato, già questa è una cosa bellissima. Devo dire di sì, perché poi loro sono due amici, due persone che ci stanno sempre a fianco, e quindi Fiumi di parole, cantato da Mariano Borrelli ed Elda Russo, e viceversa, e anche diversamente, cioè Elda Russo e Mariano Borrelli, a volte sono in quattro. Questo brano del 1997, che vinse il festival, la 47esima edizione del Festival di Sanremo, scritto da Fabio Ricci, Alessandro Bresian e Carmen Di Domenico. È interpretato sul palco dai Egualizzi. Questa sera ce lo presentano Mariano Borrelli e Elda Russo. E noi ce li sentiamo. Sì. Come sempre da te, sei un fiume di parole dove anneghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show cosa c'entra con noi? Provo l'unico rimedio che adotto da un po', la mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore se vuoi, se vuoi. Che non è più il mio, io che perdo il tuo rispetto, sarebbe meglio un addio. È come in un film, il classico film, dove lei farà la pazzia. Fiumi di parole tra noi, prima o poi. Grazie al nostro pubblico, applaude la vostra performance.
c'hai, Fabio? Frizzato, proprio nel amore, cuore. Non è il Grande Fratello. Frizzato, anche veramente bravo. Grazie della, a casa, della passione, dell'amore che avete messo. Un bel omaggio. Vi ringraziamo di cuore. Grazie a Mariano ed Ella. Prossimo concorrente, ma se vince qualcosa qua, no? Cioè, non è un concorrente. Ma in realtà questo non è un concorso come lo è il Festival di Sanremo, anche perché queste canzoni sono già passate nelle varie edizioni del Festival, quindi sono tutte vincitrici, perché comunque tutte hanno lasciato un ricordo, hanno lasciato un'emozione, e quindi di conseguenza chi se la porta nel cuore già ha vinto la canzone. Che dici? Ma questa ragazza proprio, ragazzi... Io non ho scritto nulla, è tutto, cioè, quanto è... frutto della mia... capaccia. È fantastico quanto lei riesca a dire, a costruire e a raccontare delle cose grazie alla mia presenza. È bella questa cosa, perché la vicinanza con me ovviamente la porta ad espandere anche i suoi pensieri. Sì. Sono molto contento. Sì, insomma, è una lieva che... Fate così con la testa, ragazzi, fate così. Fate così. Anche loro voi che ci state seguendo, fate così con la testa. Sì, dai, vi prego, date questa soddisfazione a Fabio, perché altrimenti... Gli allievi a volte superano i maestri, non in questo caso, ma sappiate che gli allievi possono farlo. Dai, Alessandra, che potresti farcela tranquillamente. Allora, andiamo a trovare Io il nostro... Basita. Basita. Ti non sei italiano, allora. No, basita. Andiamo a giocare il nostro nuovo ospite, che ci viene a trovare da tanto lontano, da Roma, non è tanto lontano, ma che a Roma è il nostro carissimo avvocato. Sì, perché ci vuole sempre un avvocato sempre in un tutte avvocato. Le situazioni. È importante che ci sia un avvocato che tuteli i vostri diritti, punto. Esattamente. E Italo Mastrolia, cosa ci racconta Alessandro? Non lo so, perché tu sai che lui ha le sue pilloline ed è sempre imprevedibile, perché una volta ci racconta, non lo so, i titoli, quante volte sono stati fatti, sono stati scritti, oppure, che ne so, che ne sappiamo che cosa ci racconta oggi? È materia sua, non è materia mia, è sinceramente. È che a noi ci condiziona la vita. E noi siamo tranquilli, perché c'è? Perché c'è Italo che ci spiega il nostro boh. Ciao Alessandra, ciao Fabio, grazie come sempre per questo invito a casa Jalis. Abbiamo parlato dell'inizio del Festival di Sanremo, di come è andato poi modificandosi anche il modo di porsi e di interpretare le canzoni da parte degli artisti. Abbiamo visto anche la censura che ha fatto il suo poi nella storia del Festival. Oggi vi voglio parlare di una curiosità che invece riguarda proprio la città di Sanremo, per vedere se e quante volte è stata citata all'interno delle canzoni. Proprio Nilla Pizzi, che vinse la prima edizione, dedicò subito una canzone proprio a Sanremo, con Notti di Sanremo, pubblicata appunto subito dopo la vittoria del Festival. Dobbiamo attendere il 1967 per ritrovare Sanremo all'interno di una canzone. Una canzone purtroppo triste, perché è la canzone dedicata al grande Luigi Tenco, scritta pochi giorni dopo dalla sua morte da De André, Fabrizio De André, insieme a Gian Piero Reverberi, Preghiera in gennaio. Dopo qualche anno, sempre sullo stesso tema, torna Francesco De Gregori con Festival, una canzone ovviamente ambientata nella città dei fiori, proprio perché parla e dedica appunto questa elaborazione alla perdita di Luigi Tenco. Però un anno prima, nel 1975, nel suo stile innovativo e, se vogliamo, impareggiabile, Rino Gaetano fa un riferimento a Sanremo nella sua famosissima canzone Ma il cielo è sempre più blu, e lo fa proprio perché è una canzone, se vogliamo, sprezzante, che parla dei disagi, delle contraddizioni e dei paradossi dell'Italia. Ecco, lui in quel contesto lì richiama il fatto di aspirare, di andare a cantare a Sanremo. Questo è un tema che un altro grandissimo artista, anche lui veramente originale nel suo modo di esprimere, ecco, nel 2007 Simone Cristicchi scrive Non ti preoccupare Giulio. In quel contesto, in quella canzone,
anche lui fa richiamo all'ambizione di andare a cantare a Sanremo. Queste sono delle piccole particolarità che, come dicevo, col festival magari c'entrano poco, ma credo e spero che siano di interesse. Un caro saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Vedi? Cosa vuol dire avere un avvocato in casa? Io l'ho detto, studia legge. Risolveri io. Studia legge, studia legge. Studia legge, legge e studia. Legge ecco. E studia. Ecco. Un avvocato in casa serve per questo, perché esatto. Poi lui è uno, ma lui ha scritto libri, ha fatto cose, ha fatto trasmissione anche sulla Rai 2, ha scritto anche cose veramente legate al territorio con gli artisti posizionati nelle varie zone. No, è da scoprire Italo, da scoprire, è da farselo amico. No, ma tutto da scoprire. Da farselo amico. Avvocati, amici. Grazie Italo. Noi scherziamo sempre, ci piace tantissimo giocare perché Alessandra è fatta così. Prossimo intervento abbiamo... Io come sono fatta, non ho fatto. Così bene, guardatela la sua bellezza, guardatela. Prova a metterti di profilo, Alessandra. No, vai. Grazie. Preferisco... L'altro profilo. Preferisco vivere. Dai, gira, alza la testa, sposta. Guarda che se alzo la testa poi divento spocchiosa. Ma guardatela! Guardatela. Divento spocchiosa ha già quest'aria, e cavoli tua! Ha già quest'aria da professoressa, incallita, proprio incallita, capito? Allora, io devo essere sincera, caratterialmente sono molto, molto severa, amo le regole, se sgarri un attimo con me è finita e tu lo sai, soprattutto quando mi trovo una ciabatta a destra e l'altra a sinistra, cioè una in bagno e l'altra in cucina. Ma io sono bravo e quindi so le regole. Sì, vogliamo parlare delle ditate sui pomelli della cucina? Lei che ha io fatto faccio un CSI, corso. Faccio un corso di rilevamento delle impronte digitali. Esattamente. Esatto, io so chi lascia l'impronta, so se è stato Fabio, se è stata Angelica, se è stata Aurora, oppure se è stato Ray perché voleva mangiare, o Neve perché anche lui ha fame, gatto e cane. Quindi vi posso assicurare tutto. Che lei è scientifica. Anche le pedate sul pavimento, so di chi sono, so tutto. Ve ne dico una, così, l'altro giorno 5 cimici sono entrati in casa, 5 che volavano, è riuscita a riconoscere quella rossa, qual è stata? Ad andare sopra lo sportello della cucina, ha riconosciuto che era quella più verdognola, la cosa dalle zampe. Lei proprio si mette lì, controlla... 5 cimici, 5, ma potranno essere zampe di una, ha riuscito a rintracciare, certo, cioè, non vi dico la faccia del cimice quando che... si è sentita, era proprio, è diventata verde proprio dalla paura. No, ma scusami, tu hai gli stessi piedi che ho io? No, tu c'hai i tuoi, io c'ho i miei, io sto nel come dimensioni miei, dici? Esatto, come dimensioni, come pronte anche, non soltanto digitali delle mani, ma perché anche sono cimici io? No, non sei un cimice, però i cimici hanno i loro piedi, ogni cimice ha un suo piede, ha la sua impronta digitale. Fabio, ti prego, non mi... Ma voi avete capito come passiamo noi la giornata in casa? Oh, se dovevo adattare questo. Noi passiamo al prossimo artista ci viene dalla cooperativa Esibirsi di Giuliano Biasini. Cos'è la cooperativa Esibirsi, Alessandra? No, te lo spiego subito. Devi andare in scusato, ce la spiego posso io. Fare. Tranquilli. Mi viene da piangere. Ve la posso spiegare io. Dai, non ti preoccupare, ci penso io. La cooperativa Esibirsi, null'altro che una cooperativa. Una cooperativa di artisti, una cooperativa che permette, dà la possibilità di amministrare gli artisti che vanno in concerto, che li segue, che li cura, che gli dà delle informazioni. Voi direte, ma hanno pagato? No, è il nostro partner ufficiale. Capito? La cooperativa è il nostro partner ufficiale perché ci fornisce degli artisti al bacio. Quindi anche noi siamo artisti al bacio perché siamo anche noi della cooperativa Esibirsi. Wow, guardate, che figata! Guardate ragazzi. Che artista che ho. Se può di figata, sì, se può di. Quindi, sì. Quindi la prossima artista che si potrebbe, però, vabbè, sale sono i bambini sul che ci palco. Vabbè. Sale sul palco di Sanremo, saremo a Casa Gelisse e Aurora Reis che si esibisce con Paolo Ius. Esattamente, bassista con i 7 fiocchi. Cioè. 7? Sì. Solo? Sì. Ma quante corde? Beh, le corde non lo so, questo le dobbiamo chiedere a lui perché è un bassista molto cordarolo, come si dice, che ha tante corde. Il brano penso che sia un 6 corde, adesso non ricordo quello che lui suonava. Ecco, il brano che ci propongono, che ci regalano questa sera è Come saprei, cantato da Giorgio nel Sanremo del 1995, scritto da Todrani, Ramazzotti, Tosetto, Cogliani.
non ci credo, che pezzone, pezzo di Giorgia, ragazzi, come saprei, è quella, va, ecco, stanno arrivando, hanno suonato? Io devo uscire perché io, perché vi dico, ma quando dove sono questi musicisti, ma quando ci sono questi musicisti così, uno dice, ma io devo andare a parlare con loro, dobbiamo fare una jam, una session. Ma che? E Gianni che ha detto che adesso faceva una session. Gianni Sebastiano, bassista. Bassista mio, storico bassista. Dei nostri. Sei giallissimo. No, ha suonato con un sacco di gente, però ragazzi, sì, però, quando suonava lui, non c'è niente, quando suona lui, perché non è che, quando suona lui, ragazzi, il suono ha un'amplificazione, intanto perché lui è tanto, e quindi c'è una risonanza interna che non so come faccia, sembrano cinque bassi che suonano. Cinque bassisti quando suona lui da solo, è fantastico. Poi il gruppo, no, comunque devo dire che questo con sposalizio tra voce e basso è meraviglioso, bella, perché comunque il basso è il mio strumento preferito. Cosa mi faccio mettere nelle casse stia quando facciamo i concerti? Gli acuti. No, che acuti lo faccio io, no? Mi faccio mettere il basso, sì, perché il basso è uno strumento ritmico, ti dà il ritmo e ti dà l'armonia sotto per poter cantare una canzone. Noi cantanti abbiamo bisogno, soprattutto cantanti femmine e soprani, bisogno del basso che ci sostiene. E quindi se il bassista è il ganzo come Sebastianelli e come anche Paolo Jus, noi andiamo, cioè ci sentiamo proprio nella bambagia più assoluta dei cantanti. Fabio, perché non fai il bassista, tesoro? No, ma guarda che... Ma sai che sarebbe lo strumento che mi piacerebbe suonare, il basso? In Cambogia, hai detto? In Cambogia suonano... Bambagia. Ah, bambagia.
No, ma io il basso a me piace, per l'amor di Dio, però bisogna darlo ai professionisti che sono. Sì, sono. Io tastiero sulle tastiere, quindi non mi permetto di essere. Io sono uno. Sprovveduto, no, un improvvisato sono, quindi non voglio assolutamente un fedentone, sono uno che gli piace. Senti, scrivere, arrangiare, giocare, divertirsi, ma il bassista è la figura del bassista, come l'architetto. E adesso dimmi un po' adesso ragazzi, adesso c'è un altro sogno che si realizza, è una featuring che abbiamo, sai, quello della sono tre puntate che ne parliamo, ma perché? Vabbè, una collaborazione, ovviamente siamo italiani, siamo in italiani, e quindi allora la collaborazione di questa puntata è semplicissima. Perché? Perché ci sono dei miti che stanno proprio, è semplice perché con loro e qualsiasi brano fai è fantastico. Al bacio, noi stiamo parlando Dick, non so se avete capito, ve lo ripeto Alessandra, Dick, hai capito? Il brano che andremo a interpretare insieme ai Dick sarà Io Mi Fermo Qui e non mi muovo. No. E chi mo fa? E che mi hai perso questa occasione? Nato nel Sanremo 1970, tra l'altro, e Albertelli Riccardi. Albertelli Riccardi, gli autori della Io Mi Fermo Qui, e noi abbiamo avuto l'onore di fare questo bellissimo duetto. E loro a casa loro nel loro studio, noi a casa nostra, ovviamente, perché la tecnologia fortunatamente ci permette anche di poter duettare a distanza. E niente, questo è quello che abbiamo realizzato, e quindi ve lo dedichiamo, ve lo proponiamo. Ma veramente speriamo che vi piaccia, perché così ne facciamo altri, capito? Io mi fermo qui. Ciao, questo è il secondo festival di Sanremo che abbiamo fatto. Inizialmente ci hanno buttato fuori, ma la canzone poi ha avuto un grande successo. Adesso passo la parola a Laura. È una canzone che al momento ha fatto proprio un fiasco pazzesco. Poi Io Mi Fermo Qui è diventato un successo. E io avevo un'idea. Perché Fabio? Perché Alessandra? Non la cantiamo assieme? Sasso che l'acqua tira giù, io mi perdo nel blu degli occhi tuoi, la mia libertà non la voglio più, amo il bianco e tu sei candida. Sì, io mi fermo qui. Qui dove vivi tu, no, più non cercherò un altro nido mai. Tu sei l'acqua dopo il fuoco, non ti lascio più. Quando sto con te, sento dentro me.
cosa possiamo dire, qualcos'altro, possiamo dire un aggettivo, niente. No, niente. Ma stai mugugnando? Niente. Intanto un applauso meraviglioso a questi artisti. Che ancora. Perché dura di più l'applauso. Sì, ma è motion. Ma ragazzi. Sì, allora la veloce. Cioè, ragazzi, con i ditti. Queste sono le fortune che questa trasmissione ci ha regalato, insomma. Un onore, un privilegio. Anzi, ti devo ringraziare per l'idea che hai avuto e che sei riuscito a... riuscito a realizzare e a portare a termine per queste puntate di Sanremo saremo a casa Giorgia. E noi adesso è stata una bella idea che inizialmente io avevo paura, nel senso ma chi pensi che possa duettare con noi grazie a Fabio Ricci siamo riusciti a duettare con diversi artisti. Ma dai, non preoccuparti, mi fa piacere che tu mi dica queste cose, cioè, dai, su, calma, tranquilla, è una cosa che l'ho fatto volentieri, anche perché, insomma, l'importante è essere riusciti a convincere alla carta, sì, gli artisti, perché poi dopo ci hanno mandato le chitarre e voci, hanno registrato hanno fatto il loro mondo e noi ci siamo inseriti all'interno del loro mondo. E vocalmente, ma nelle altre situazioni ci hanno mandato lui di chitarre e voci ed è stato bellissimo poter intervenire dentro. Bene, grazie. Siamo arrivati al termine della terza puntata, noi vi salutiamo, vi ringraziamo e vi aspettiamo per la prossima puntata, mi raccomando, seguiteci. Ciao, sono Ornella e mi occupo di oli essenziali da via scoperto. Questa è la seconda puntata per parlare di quanto le emozioni che può mandarci o passarci una canzone possano anche essere ricollegati alle emozioni che un olio essenziale puro può aiutarci a gestire. La seconda canzone di cui vorrei parlarvi è Fiumi di parole dei Gialisse, che vinsero Sanremo nel 1996. E l'olio di cui vorrei parlarvi è l'olio di lavanda, l'olio della comunicazione. Perché l'emozione che mi ha dato quella canzone e l'idea che mi ha fatto venire quella canzone è che all'interno di quella relazione di coppia tra lei e lui non c'era più comunicazione, ma c'erano solo fiumi di parole, non si parlava più di nulla, quindi l'olio di lavanda poteva aiutarli a migliorare la loro comunicazione. Quali sono le emozioni su cui la lavanda può esserci di aiuto? Per esempio, ci può aiutare a rilassare le tensioni, favorire anche gli scambi, è un grande antistress e calma anche in caso di isteria e di perdita di controllo emotivo. Connette le persone con il cuore. Incoraggia a liberarsi delle prigioni interiori per accettare poi le proprie esperienze. Dissipa anche l'insicurezza e favorisce la capacità di espressione. Armonizza e stabilizza i tre piani dell'individuo, il fisico, il mentale e lo spirituale. La frase legata all'olio di lavanda è comunico serenamente connesso con il mio cuore. Ci rivediamo alla prossima puntata. Sono io, quella che ha girato il mondo, quella che ha toccato il fondo, quella che hai davanti a te. Sono io che non ho perso mai la voce, che ha un cuore che non trova pace quando sta davanti a te. Sono io, su una fotografia ho fatto un sogno insieme a te, fermando il tempo dentro una canzone, lasciando fiumi di parole. Io qui che sono entrata in casa tua senza bussare, nella tua stanza grande come fosse il mare, ad asciugarmi quella lacrima e sento addosso ancora sale qui. Sui miei capelli ancora calde le carezze,
e confusioni che si intrecciano amarezze, che adesso provo a spazzolare via. Qualcosa deve emozionarci ancora. Grazie a te rivivo un'altra storia, ma non perdo la memoria che siamo nati per rinascere anche noi. Questo patto per la vita, non c'è discesa se non c'è salita, è solo quando arrivi. Sai cos'è? Quella forza di cantare, perché senti dentro un fuoco e cerchi quella libertà che hai voglia di gridare. E non ci sarà nessuno che ci potrà fermare, il nostro sogno da sognare. Anche se il tempo passa, corre, va veloce, nessuna vita è consumabile all'istante. Io voglio emozionarmi ancora, ancora. Io qui, che sono entrata in casa tua senza bussare, nella tua stanza grande come fosse il mare, ad asciugarmi quella lacrima. Io voglio emozionarmi ancora, anche se il tempo passa, corre, va veloce, nessuna vita è consumabile all'istante. Io voglio emozionarmi ancora, ancora.